Dell'Ispettorato per l'immigrazione al Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, ottobre 1912. Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua. Molti di loro puzzano anche perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie della città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due, cercano una stanza con uso cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10.
Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scure, uomini quasi sempre anziani, invocano pietà con toni lamentosi o petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti fra di loro. Dicono che siano dediti al furto e se ostacolati violenti. Le donne, le nostre donne lievitano, non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare fra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminali. Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio, ignoranti, ma disposti di più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano, purché le famiglie rimangano unite e non contestino il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita la gran parte di questa prima relazione, provengono dal sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. 1912 ottobre. Autorità civili e militari, signore e signori amici, vi porgo il benvenuto e il ringraziamento a nome del Club Lions o Termini di Varese Ostu, che ho l'onore di rappresentare qui. È un grazie di vero cuore, perché l'occasione di oggi, che è quella che un caro amico, oltre che socio, una persona speciale, come mi piace definirlo, quale Fabio Lobono, oggi presenta un suo lavoro che apre una finestra su un pezzo di storia d'Italia, non oserei dire dimenticata, ma sicuramente sottaciuta per lungo tempo, e che ha segnato una pagina triste della nostra storia. Oggi si parla spesso di accoglienza, diceva Papa Francesco, bisogna costruire ponti e non muri. Quando si parla di accoglienza è una parola grossa che ognuno può declinare in tanti modi. Nel caso specifico ci siamo trovati ad accogliere noi stessi, il sangue del nostro sangue, la carne della nostra carne, e per troppo tempo abbiamo avuto una diffidenza nei confronti di questo percorso. Nel dire che declinare la parola accoglienza e la parola ospitalità a volte è difficile farlo. Dice Fabio in uno dei suoi passaggi: la comunità era stata accolta a Termini con un pizzico di diffidenza che poi è venuta meno. È venuta meno quando, come sempre, gli uomini si conoscono, si parlano, si incontrano. La mia piccola esperienza lavorativa mi porta spesso a Lampedusa, in un modulo di accoglienza, e parlare di migranti per me è emozionante e difficile, perché partecipare ed essere presenti non è la stessa cosa di vederlo in televisione. Fabio ha fatto una ricostruzione storica importante, una testimonianza che lascia alla riflessione di ciascuno di noi, e per questo ti dico di vero cuore grazie per quello che hai fatto, per quello che fai e per quello che continuerai a fare. Grazie. Buongiorno e benvenuti. È con vero piacere porgo il saluto mio personale del Club Lions Termini Mera Celere, di cui faccio parte e che mi onoro di rappresentare. Ma oggi è una giornata speciale, direi, per i Club Lions termitani, perché praticamente, consentitemi, in particolare del Club Lions Termini Mera Celere, che è capitanata da un grande presidente, vera forza trainante del club, è Fabio Lobono. Ma chi è Fabio Lobono? Fabio Lobono
Intanto è laureato in lettere moderne, appassionato e studioso del Novecento, è responsabile amministrativo del Museo Civico Baldassare Romano di Termini Imerese, nonché direttore culturale del Museo Etnoantropologico Giovanna Bellomo di Montemaggiore Belsito, ed è sposato con la bella Simonetta. Ma è di più per noi. Fabio è una persona intelligente, è una persona versatile, è una persona vivace, è una persona sempre disponibile, è molto sensibile a quelle che sono le problematiche dei nostri giorni e non. Ma insomma, è una persona dalle mille risorse, che si inventa, cioè ne inventa una al giorno, e in ultimo, nella veste di storico, che con grande, direi, maestria e semplicità ha saputo portare alla luce, come lui stesso l'ha definito, una pagina complessa della nostra storia, cioè della nostra storia che altrimenti sarebbe rimasta appunto nel buio. Io dico intanto auguri, caro Fabio, di cuore, ti auguro tanto successo e buona fortuna per tutto ciò che il futuro ti vorrà riservare. Grazie. Volevo ringraziare intanto per aver condiviso e sostenuto questo evento l'amministrazione comunale, la FITA, la Federazione Italiana Teatro Amatori, il Rotary Club di Termini Imerese, la FIDABA di Termini Imerese, poi l'Istituto Statale Bassano Pandolfini, la Scuola Media Statale Tisia di Mera, il Liceo Classico Gregorio Gudulena, il Liceo Scientifico Niccolò Palmeri, l'Istituto Superiore Stenio, ancora, spero di non ricordarvi, comunque Radio Panorama, Teletermini, Televideo Emera, e ancora un ringraziamento va ai soci Mimmo Minà per le letture e a Giovannella Calderaro per le musiche e video. Grazie. Adesso prende la parola, passi governatore, prego, accomodati. Passi governatore, nonché direttore responsabile della rivista distrettuale Lion, Franco Amodeo. Grazie. Silenzio. Stamattina passa la storia da questo teatro. I miei capelli bianchi dicono chiaramente che io c'ero. Avevo 9 anni quando sono arrivati gli esuli istriani al campo profughi La Masa di Termini Imerese. Li ho seguito, li abbiamo guardato tutti con ammirazione e anche profondo rispetto. Meritavano l'accoglienza che solo questa generosa terra del profondo sud ha saputo dare. Tutti insieme, termitani e istriani, abbiamo costruito un lungo straordinario ponte che dal Tirreno è andato all'Adriatico, passando anche, cara signora Grazietta, da Bologna. E in quel caso voi, sicuramente, tutti noi, avremmo risposto a quegli insulti con tanti petali di rose. Questa è la storia drammatica, una delle pagine più triste che vergognosamente si voleva celare. Lorenzo, sono particolarmente sensibile e hanno avuto quest'anno una vita trascinante dell'illuminante sensibilità che si chiama Fabio Lobbono, ha coinvolto tutti, vecchi e giovani, in questo straordinario cammino che è di solidarietà, amore e servizio. Perché, signori, questo oggi Fabio consegna alla storia e principalmente a voi, ragazzi, nuove generazioni, una delle pagine che deve fare a lungo meditare. E in quel campo, dicevo l'altro giorno, quando si è avuto quella magnifica iniziativa di mettere la lapide per ricordare che cosa era oggi ufficio comunale, quel campo, lì sotto quella pavimentazione,
In quelle zolle, perché c'era un grande serrato, c'erano tante lacrime, ma anche è sorta tanta speranza. Ricordo due donne, l'ultima del campo profughi, Emilia, che fino all'ultimo era là. Quando passava un funerale si ingerecchiava e pregava, e poi è andata all'Ega ed è sepolta nella nostra terra. Ricordo una bella ragazza, erano gli anni 50, Matilde, è venuta a servizio di mio nonno, aveva gli occhi azzurri, i capelli d'oro, ma uno sguardo profondamente triste, non so dove è andata a finire. Sono ricordi lontani che sono fissati nella mia mente, perché ognuno di noi deve avere la mente per pensare e il cuore per agire e guardare sempre in alto, sempre, e tingere tutti insieme, specialmente voi ragazzi, i mille colori dell'arcobaleno per accendere una speranza sempre più concreta. Grazie. Dopo questa parentesi dettata dal cuore, un altro momento che mi detta il cuore, devo presentare Giusy Conte. Rimango giù, Franco. Giusy Conte è stata mia alunna a Trabia qualche anno fa. Pochi, veramente. Era la più brava della classe, sempre ricca di iniziative. Oggi la salutiamo qua, moglie, mamma e docente, ma principalmente educatrice. Perché Giusy era una fucina inesauribile all'epoca. Aveva una sensibilità, e la continua a avere, eccezionale. Scriveva tante poesie, me le portavo ogni settimana e io ho trovato spazio, lo dico anche al professore Pila, di pubblicarle, che ci siamo incontrati dopo tanti anni, sul Giornale di Sicilia. Giusy è stata anche il tocca d'oro, non ha scelto la professione forense, ha scelto di insegnare, comunicare, educare e trasmettere a tutti voi, insieme agli altri docenti che vedo qua con la preside, quelli che sono, di prepararvi alla vita. E queste pagine che Fabio, con la sensibilità eccezionale, ripeto, forza trainante, ha consegnato alla storia, vi stanno consegnando oggi a voi. È un tesoro prezioso. Leggetelo, io l'ho letto e ho passato dalle nozze, dalla notte in zona. Caro Fabio, dove sei? Dove sei, Fabio? Ecco, presente. Io ti voglio fare omaggio di una pinna significativa, è la libertà. Questa era la pinna ufficiale dell'ANZ che è stata presentata a Bangkok quando lì sono diventato governatore dell'ANZ International e ho guidato con amore e passione questo distretto. È molto bello e significativo, la libertà. Grazie a tutti voi, grazie Fabio per quello che hai fatto, sensibilità eccezionale. Lo dico così, quando ho avuto quell'idea, un'officina che ha trascinato tutti, presenti e assenti, e di quel murales per la dignità dei bambini, e si stava dipingendo, guardavo la televisione, ho visto Ilan, che è quel corpicino che rotolava nel bagnasciuto del mare Egeo. Ho telefonato a Fabio, dedichiamo a Ilan per grandissimo Purales. Ebbene, ha fatto il giro del mondo e ha avuto i complimenti del presidente internazionale di Amato. Grazie e buona mattina a tutti. Grazie Franco, devo dire che non era previsto questo così intermezzo, però mi commuove molto perché comunque Franco è stato mio insegnante e oggi io faccio il suo lavoro. E questa ideale, grazie, e questa ideale, come dire, cerimonia probabilmente di consegna del passato al futuro è quello che oggi noi vogliamo svolgere, perché questo è un giorno importante per questa comunità, è un giorno in cui si ricostruisce un pezzo di storia, in cui si rammenda un tessuto, e la cosa più importante è che in questa cerimonia della tradizione, della consegna, in realtà le generazioni che hanno vissuto quei momenti potranno farlo a tutti questi ragazzi che oggi sono qui, che sono silenziosi, che sono attenti.
studenti e che hanno seguito un percorso per poter giungere a questa giornata. E allora a questo punto chiamiamo finalmente il protagonista di questa giornata accanto a me, Fabio Lobono. Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie Giusi. Fabio, per me lo sai è un onore e è anche come dire, un momento nel quale veramente si compendiano tante cose della mia vita, l'amore per questa città, l'amore per Termini, il mio ruolo di educatrice, questo amore per Termini che ha mosso te in maniera straordinaria, tanto che non hai esitato nemmeno a mettere la biografia quando ti è stato possibile, tratta dal libro di Enzo Giunta e di personaggi illustri di Termini Imerese quali Giuseppe Lamasa, Niccolò Balmè, e lo hai fatto e oggi diciamo siamo al momento della presentazione del libro. Niccolò, va bene, e oggi siamo alla presentazione del libro. So che oggi manca, non è riuscita ad arrivare Giuliana Almirante De Medici, il cui intervento era stato previsto. Abbiamo un suo saluto. Sì, lei è stata trattenuta da impegni familiari, ha scritto la prefazione con grande entusiasmo al mio lavoro, al mio saggio storico e mi ha pregato di portarvi il saluto che presto sarà a Termini e che faremo qualcosa a scuola perché lei vuole parlare con i ragazzi e dire la propria su questo argomento particolare. Bene, tra l'altro tu hai avuto anche l'augurio per una buona giornata e un augurio al tuo lavoro dal presidente della Società di Studi Fiumani, Amleto Ballarini, che ti ha scritto: l'Italia ha voluto colpevolmente dimenticare per lunghi decenni la nostra tragedia per motivi ideologici, ma la verità, grazie a libri come questo, viene sempre alla luce. Auguro all'iniziativa pieno successo e mi congratulo con l'autore. E allora... E adesso è un momento che noi vogliamo riservare alla conclusione di un percorso che Fabio ha iniziato nella nostra scuola, nella scuola dove io mi onoro di insegnare, l'Istituto Superiore Stenio, a partire dal mese di dicembre. Abbiamo realizzato con le classi quinte, tutte le classi quinte dell'istituto, con un percorso itinerante che ha visto Fabio nelle varie sezioni, questo percorso di ricostruzione della memoria, di questa pagina di memoria termitana e non solo, perché comunque la contestualizzazione nel percorso storico è stato il punto d'inizio di questo progetto. Siccome non siamo noi che dobbiamo parlarne, ma sono i nostri ragazzi che devono farlo, lo faranno con tre interventi brevi. Sono tre ragazzi di diverse sezioni ed è il primo è Giovanni Cianciolo della sezione SIA dello Stenio di Termini Imerese, il secondo Pietro Tempra dell'Industriale di Cerda e Umar Noman della sezione professionale di Termini Imerese. A loro affidiamo il compito in pochissimo tempo di dirci che cos'è stato questo percorso. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Allora, volevo dire che inizialmente il sapere che avremmo partecipato a un percorso di approfondimento sull'esodo Giuliano Dalmata ci ha dato un interessante spunto di discussione in classe insieme ai professori. Infatti abbiamo potuto soffermarci di più rispetto solitamente al tempo che viene dedicato a questa pagina dimenticata nella nostra storia. E abbiamo conosciuto sostanzialmente cose nuove che altrimenti invece non avremmo potuto sapere per via appunto del fatto che viene trattata poco purtroppo. Successivamente però, non appena iniziato, sin dai primi incontri, questo percorso si è rivelato ben più che un semplice spunto di discussione, una semplice occasione di riflessione, in quanto, e non poteva essere altrimenti, in quanto abbiamo... arricchito le nostre conoscenze e questo percorso ha contribuito appunto ad arricchire le nostre conoscenze in materia grazie alle instancabili ricerche del dottor Lobono che appunto con documenti ufficiali, indagini e interviste è riuscito in pratica a ridare vita sostanzialmente a questa eccezionale storia. E quello che secondo noi è il più grande merito del dottor Lobono, oltre ad averci fatto conoscere una piccola pagina, ma importante, pagina della storia della nostra città, in quanto appunto la caserma La Masa, che noi oggi vediamo come semplice sede di uffici comunali, era in realtà uno dei campi destinati alla ricezione dei profughi istriani,
Oltre a ciò, quello che secondo noi è il più grande merito è quello di aver ridato vita alle persone, ai protagonisti di questa, appunto, di questa triste pagina della nostra storia, di queste persecuzioni, in quanto quei cittadini italiani abitanti dei territori giuliano-dalmati, così come si legge brevemente dalle fonti ufficiali dei libri, sono diventati i nostri occhi Anna Kalisch, Bonifacio Skorpinovic e via dicendo. Cioè sono diventati nomi, persone, storie con le loro emozioni, le loro sofferenze. E questo secondo noi è il più grande merito del lavoro del professor, del dottor Lobbuono. Grazie Giovanni. E l'intervento invece del nostro alunno è un suo ricordo personale. Buongiorno. Niente. Proprio questo progetto mi ha fatto ricordare appunto un episodio di qualche anno fa. Esattamente avevo 15 anni e il 10 febbraio nel mio istituto a Cerda è venuto ospite un signore di età anche avanzata. Questo signore ha cominciato col presentarsi dicendo che voleva raccontare la storia di un bambino che fino all'età di 5 anni aveva vissuto una vita tranquilla. Io ho 15 anni, insomma, fino a quel punto non è che mi interessasse più di tanto, ecco. Però ascoltai. Bene, questo signore cominciò a raccontare del fatto che lui abitava a Pola, quindi una città dell'ex Jugoslavia, e che nella sua quotidianità un giorno sua madre lo interruppe dicendogli che dovevano andare. Bene, sì, qui comincia il suo esodo, quindi il suo viaggio verso l'Italia, la speranza. Bene, arrivarono a Roma dopo un viaggio estenuante in un campo d'accoglienza appunto a Roma. Bene, ci raccontò la vita dentro questo campo d'accoglienza, ci raccontò che insomma venivano additati, insomma se dovevano, non potevano uscire, perché comunque venivano visti un po' come dei clandestini, alla fine, italiani, essendo italiani. E niente, ma un episodio ancora più singolare è stato il fatto che lui vedeva sua madre, più tutte le altre donne del campo, che con le lacrime agli occhi ogni pomeriggio recitavano il rosario. Bene, insomma, per farla breve, fino a 10 anni lui ha vissuto lì dentro. Poi, grazie a Dio, insomma, per fortuna, il padre ha avuto un lavoro ed è riuscito ad uscire da questo contesto. Bene, quest'uomo finì la sua storia con le lacrime agli occhi, andavo piangendo, dicendo appunto, quel bambino ero io, Romano Bosic. Allora, la sensazione che mi scaturì questo episodio non l'avevo capita fino a pieno, subito, perché insomma non era né consapevolezza né senso di colpa, era, meno oggi penso di aver capito, era tenerezza di fronte appunto a quell'uomo, così insomma vedendolo era insomma di una certa stazza, non doveva avere paura di certe cose, no? 15 anni. Bene, ma la mia tenerezza non era basata proprio sulla storia di quell'uomo, ma bensì su quel bambino. Cioè, pensando che appunto questa guerra e tutti gli altri bambini che sono coinvolti in questa guerra che divora appunto queste vite e che il mar Mediterraneo fagocita al suo interno, come anche purtroppo spesso oggi accade anche da quel greco mar, cantato anche da molti poeti fino ad Omero, da Omero. Una cosa che mi chiedo è, com'è possibile che in 3.000 anni l'uomo non possa capire, non riesca a capire l'importanza, cioè non ha capito nulla in pratica. Assolutamente, questo ce lo spiega il nostro amico qua accanto. Umar Gheral Pakistan è un alunno della nostra sezione professionale e lui potremmo dire che è un effetto collaterale. Perché così ce lo definiscono in televisione.
Nel senso che lui si trovava con la sua famiglia, lo dico brevemente, in Libia per lavoro, per il lavoro del suo papà, e una notte i bombardamenti della NATO hanno preso il villaggio dove lui viveva, che era caro a Gheddafi, e da un momento all'altro Umar si è trovato per strada con il suo pigiama, lui e i suoi fratelli, perché quella notte tra l'altro i suoi genitori per un caso fortuito erano lontani da casa, loro dormivano da soli, e lui si è ritrovato, lo dico brevemente, con il pigiama, senza documenti, con le ciabatte, salvato da un amico di famiglia che lo porta immediatamente su una barca a prode in una terra che lui ritiene sia la Tunisia, in realtà è Lampedusa, e arriva in un posto dove non conosce, in un posto di cui non conosce la lingua, senza documenti, senza come dire, con la sola ricchezza di essere riuscito ad approdare con i suoi fratelli. Umar arriva a Caltanissetta, dopodiché da Termini Imerese vengono a prenderlo. E allora che succede? Termini Imerese, città d'accoglienza. Buongiorno a tutti, prima di tutto. Sono molto orgoglioso di essere qua davanti a tutti, penso che saranno tutti termitani. Poi pure, non se non ci siete, siete in qualche maniera siete collegati con Termini, per dirvi la mia esperienza come è stata in Termini. Da quasi 5 anni che sono in Termini, sono stato in una casa famiglia che si chiama la casa di Ina, se conoscete, qualcuno lo conoscerà sicuramente, che mi hanno accolto quasi dal primo giorno fino ad oggi, che ancora no. Oggi non sono con loro, ma ancora sono come mia famiglia e come i miei genitori, che mi hanno accolto con tutto il cuore aperto, con tutte le braccia aperte, e mi hanno aiutato in tutte le maniere possibili. Mi hanno dato tutta la possibilità di crescere e di andare avanti nella mia vita. Poi ho degli amici in Termini, poi ho dei bravissimi professori che mi hanno aiutato quasi in tutto quello che era possibile. Per andare avanti nella mia vita, per realizzare dei sogni che ho. Anche la professoressa che ringrazio anche la professoressa perché faccio parte di Amnesty, dove mi aiuta molto a fare una cosa bellissima che facciamo. Devo dire che è lui che ha arricchito noi, assolutamente lui che ha arricchito noi. E comunque lui ha preso la qualifica andando a studiare tutti i giorni. Da un professore che si chiama La Noce, che insegna ai PIA da noi. Stefano La Noce. Il professore mi ha detto di venire a casa sua, invece tipo non soltanto di insegnarmi a scuola, ma di venire a casa sua a studiare, imparare tutto quello che c'era bisogno di essere pronto per fare esami di qualifica di terzo anno. Grazie a lui che oggi c'ho una qualifica, sto andando avanti con gli studi, anche a tutte le professoresse, per esempio professoressa Azzolina, tutti i professori. E allora ha ragione Fabio Lobono quando dice che Termini Imerese è terra di accoglienza. Mi risulta che ci sia un ragazzo del liceo classico che vuole fare il saluto agli intervenuti ed è Federico Mallei, rappresentante dell'istituto del liceo classico Gregorio Guduleda. Prego. Allora, innanzitutto buongiorno, quello che io vi porto è il saluto da parte della preside che oggi non è potuta essere presente. Il fenomeno dell'immigrazione in Italia dopo gli anni Ottanta si configura ormai come un fenomeno costante, doloroso ed incisivo nelle piaghe della società, ormai multietnica e interculturale. Il progressivo aumento dei flussi migratori ha creato una dimensione emergenziale, gravando sulla stabilità e sull'integrazione e modificando il tessuto socio-economico della società italiana. Si è assistito a un crescente pluralismo culturale ed etnico. Le ricorrenti crisi economiche, il crollo di ataviche dittature, le sacche sociali e tribali deviate dalle zone medio orientali, connesse all'instabilità socioculturali locali, devastano quei popoli, mercificandoli in mano di opportunisti e sfruttatori senza scrupolo.
Il dramma del popolo in fuga, come sottolinea Lo Bono, ha assunto dimensioni bibliche in epoca di globalizzazione e di internazionalismi economici, in cui spesso sfugge il valore della centralità della persona e l'attenzione al debole, al precario, all'infanzia negata, alle vittime sociali di una società spregiudicata. Alle spalle di una società fragile, precaria e vulnerabile, il grande capitalismo intercontinentale ha giocato una grande scommessa, basata sulla violenza, sul massacro etnico falsamente motivato da guerre religiose che tradiscono l'etica della sacralità. I nuovi perseguitati non sono più solamente i nuovi poveri, sono piuttosto intere etnie sbaragliate da falsi conformismi e da ataviche dittature, che, volutamente, ha preferito le divisioni etniche e tribali per la sottomissione e lo sfruttamento. L'Occidente ricco e spregiudicato ha trovato terreno fertile di guadagno, da un lato fornendo armi e fomentando divisioni locali, dall'altro promulgando una politica ipocrita di esportazione della democrazia per giustificare l'occupazione dei suoli fertili e ricchi di giacimenti e preziose materie prime. In tutto questo la Sicilia e il popolo siciliano sono all'avanguardia dell'accoglienza e per posizione geografico-strategica e per indole ospitale e accogliente. L'autore del saggio ha colto la finezza culturale ed etica di noi siciliani, delucidando magistralmente nel testo come l'accoglienza, pur nell'esiguità delle risorse e delle strutture, sia un valore assoluto oltre le divergenze, le discordie, le violenze e i massacri, ormai diventati genocidi. Seconda parte. Il precedente storico a tutto ciò si perpetra nel lontano 1943-45, al seguito dei massacri delle popolazioni istriane e il loro esodo biblico, imposto dai vincitori per favorire i partigiani di Tito, con l'occupazione dell'Istria e della Dalmazia. Questa tragica purga etnica è rimasta silente per decenni e su di essa l'autore ha voluto proiettare l'attenzione delle coscienze civili e responsabili. In tempi in cui la storia si ripete, il popolo in fuga dai confini istriani nel 1943 e i popoli in fuga dalle guerre e dalle persecuzioni nei nostri giorni, l'autore mette in evidenza la solidarietà del popolo siciliano e dei termitani in particolare, sull'accoglienza, l'inclusione e la comprensione. Dopo la lunga e puntuale ricostruzione storica dei tragici eventi dalmati e della disfatta dell'impero austro-ungarico, l'autore, con puntigliosa analisi storico-etnografica, si sofferma sull'attenzione al debole e al perseguitato, senza razza, religione, colore o etnia, e Termini Imerese accolse i profughi del 43 e accoglie i profughi e gli immigrati negli anni 2000 in strutture improvvisate, identificandosi come gente buona e del cuore immenso, memore degli insegnamenti greci e del culto della persona nella sua integrità. Il contributo dato è il frutto della cultura dell'identità umana, non dell'individuo, del rispetto della specie e non della disgregazione sociale, dell'attenzione al debole e al perseguitato e non dell'apoteosi e del privilegiato. Certamente una grande lezione di umanità dignitosa, coraggiosa e responsabile emerge dal lavoro di Lo Bono, che guarda con amorevole attenzione i valori di una democrazia partecipata, coltivata e illuminata dai valori della stima, dell'inclusione e dell'amorevole comprensione. Una lezione di umanità culturale che investe le istituzioni, i gruppi sociali, le scuole e i responsabili dell'educazione, perché si promuove la cultura dell'accoglienza e della caritas come amore, rispetto e donazione. Alla gioventù in formazione e a noi responsabili della sua crescita, Fabio Lo Bono ci insegna una lezione di moralità e di umanità profonda e gravosa che morde le nostre coscienze verso questo mare infinito di gente. Bene, allora ringraziamo i nostri ragazzi che vanno a riprendere posto e con questa, come dire, idea della Sicilia, terra di accoglienza, Fabio sale ad aspettare i suoi ospiti mentre noi proseguiamo con il nostro programma. C'è un tempo negato ed uno segreto, un tempo distante che è roba di altri, un momento che era meglio partire. C'era un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma fatto di futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo.
C'è tempo per questo mare infinito di gente. Seminare è uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Thank you.
Bellissimo omaggio al campo profughi di Termini Imerese e alle persone che oggi sono qua con noi. Intanto è sociologo della comunicazione, docente e ricercatore di ruolo in sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università degli Studi di Messina, dove insegna giornalismo digitale e comunicazione integrata e teoria di tecniche di linguaggio giornalistico e comunicazione istituzionale. È docente dello IUSVE, Istituto Universitario Salesiano di Venezia e Verona, dell'Università Pontificia Salesiana, dove insegna comunicazione pubblica e di impresa. A un certo punto ho dovuto fermarmi. È con noi Francesco Pira, il professore Pira. Sì. Fabio vi accoglie. Benvenuto. E vi dice anche la disposizione, visto che lui sa tutto. È da sempre impegnato nelle politiche culturali di questa città, di cui è stato sindaco dal 95 al 99 e dal 2004 al 2009. Ha avuto osservatore della realtà circostante, suo, tra gli altri, è il libro Dietro il sipario, con 41 ritratti in chiaroscuro di alcune personalità pubbliche. È con noi Enzo Giunta. Benvenuto, grazie. Assessore alle politiche culturali e alla pubblica istruzione del Comune di Termini Imerese, già archivista per l'archivio di propaganda fide della città del Vaticano e assegnista per l'Università di Palermo, oggi è qui soprattutto in veste di storico, specializzata in storia moderna alla Sapienza di Roma. Donatella Battaglia. Dirigente scolastico presso l'Istituto Superiore Stelio di Termini Imerese dal 1 settembre 2015, appassionata lettrice della contemporaneità e responsabile dell'idea iniziale del progetto L'esodo Giuliano Dalmata a Termini Imerese, realizzato con tutte le quinte classi dell'Istituto Stelio in collaborazione con il dottor Fabio Lobbono, Loredana Bellavia. Bene. E ci siamo tutti e diamo avvio a questa seconda parte, che avrà il compito in qualche modo di raccontare il libro di Fabio Lobbono. Prima di passare a quel momento che in qualche modo vi ho indicato come una cerimonia, che sarà quello in cui le testimonianze della signora Odel, Dressic e Portul consegneranno questa storia ai nostri studenti qua intervenuti. Ho sbagliato qualche accento. Drastic, scusate, scusate davvero. Allora, che ci fa un sociologo della comunicazione alla presentazione di un libro di storia? Di sabato mattina. Di sabato mattina, dopo aver avuto una giornata terribile ieri. No, no. Poi uno vede che lei ha insegnato, che è stato docente all'università a Udine, a sì, Trieste. Infatti e magari uno se ne accorge. Il gancio è quello. Io vi ringrazio tantissimo per questo invito, ringrazio Fabio perché ha voluto anche che scrivessi una piccola riflessione sul suo immenso lavoro. Quindi parteciperò anch'io a questa santificazione di Fabio Lobbono nella sua terra. Insomma. È anche molto strano perché in Sicilia nessuno è profeta in patria, lui invece vedo che riesce ad essere anche profeta in patria. Questo è già una grande gioia. Io voglio dire due cose. Oggi c'è una strana casualità in questa giornata. È morto Umberto Eco poche ore fa e ci ha lasciato una frase, ci ha lasciato tantissime cose, ma c'è una frase in particolare che mi sembra adatta alla giornata. Umberto Eco ha scritto: se un uomo vive 70 anni senza leggere un libro, ha una sola storia da raccontare, la sua. Se uno ha letto un po' di libri, può vivere anche 500 anni, perché riesce anche ad apprendere altre storie. Il libro di Fabio ha un doppio vantaggio, come dicevo prima ai giornalisti. Il doppio vantaggio ed è in perfetta sintonia con i grandi temi della comunicazione di oggi. Uno, trasmette emozioni, perché leggendolo ci si emoziona tanto. L'altro aspetto è quello che
privilegia uno stile narrativo che è quello che oggi funziona, che è il cosiddetto storytelling, raccontare delle storie. Perché mi ha emozionato tanto questo libro? Io ho insegnato per tantissimi anni, dal 97 fino al 2003, tra Trieste e Udine. Durante questi anni, anche dopo, anche l'anno scorso sono stato in Istria, tramite l'Università Popolare di Trieste, che è una struttura che si occupa di far crescere un po' quella che è la cultura istriana nel mondo, sono stato ad incontrare gli italiani che vivono in quelle terre. Molti di loro sono italiani che hanno dovuto lasciare l'Istria e poi sono ritornati. Abbiamo fatto dei momenti di incontro, ho partecipato a dei momenti di incontro culturale molto molto interessanti, e la cosa che mi ha veramente colpito, lo dico alle persone che conoscono un po' qual è l'aria di quelle zone, è che quando finivamo di fare questa nostra presentazione mi accerchiavano e mi dicevano: ti devo raccontare una cosa, e mi cominciano a narrare la loro storia, ed è una storia fatta di cuori spezzati come quella che Fabio ci ha raccontato. Per questo il libro l'ho trovato molto bello, perché è una storia di morte e di vita, è una storia di speranza e di disperazione, è una storia di ingiustizia e poi di ritrovata serenità, è una storia di chi ci si accontenta con poco e di chi ha voglia di credere che qualcosa di bello può succedere. Ecco, il fatto che Fabio abbia voluto scrivere questo libro e lo abbia voluto condividere nell'esperienza, condividere questa sua esperienza di ricerca insieme ai giovani, credo che sia una cosa veramente peculiare. Io mi auguro, e su questo cercherò di muovere tutte le persone che conosco, che questo libro possa essere presentato in Istria, nelle sedi, nelle bellissime sedi che ci sono in vari punti, tra l'altro finanziate anche dal Ministero degli Esteri italiano. Quindi io stesso scriverò al console italiano, perché credo che questo libro debba avere una sua forza anche in quel luogo lì. L'altro ieri ho mandato la notizia di questa nostra iniziativa a un'amica giornalista che si chiama Tiziana Dabovic, del giornale La Voce del Popolo, che è l'unico giornale stampato in italiano in Croazia e in Istria, in Croazia, scusate, e Slovenia. È stata pubblicata nella pagina della cultura. Questo ci fa capire che in realtà c'è grandissima attenzione per queste storie che ha raccontato Fabio, per queste storie che alcune di queste storie ho sentito con le mie orecchie in Istria, e soprattutto credo una cosa, e lo dico con una certa sofferenza: la verità che Fabio ha raccontato nel libro non è stata mai raccontata dai giornalisti che si sono occupati di questa cosa, non è stata mai raccontata dalla nostra televisione pubblica per come doveva essere raccontata. Se voi andate a cercare negli archivi RAI quanto c'è di servizi dedicati nell'archivio RAI, che è qualcosa di straordinario, alle foibe troverete veramente pochissimo. E questo vi fa capire che un velo è stato e che tante ombre sono rimaste. Il libro di Fabio, concludo, è una grandissima operazione di verità. Questo è un paese dove la verità sta diventando, diciamo, molto, sta diventando qualcosa di raggiungibile. Questa operazione di verità, sicuramente, come accade sempre quando si pubblica un libro, è una pietra che si posa e che rimane. Diceva Pirandello, io sono di Licata, della provincia di Agrigento, diceva Pirandello, agrigentino, che esistono tre verità: la mia, la tua e la verità. Ecco, oggi Fabio ci ha raccontato la sua verità, che è anche un po' nostra. Grazie per l'invito. Vuoi dire tu qualcosa? È una storia di comunicazione negata, in realtà, questa. Sì, sì, è una storia
che parte lontano. Diceva bene Giusi in presentazione che io ho voluto trasmettere questo mio studio e quindi condividerlo con la scuola, caro Francesco, perché ritengo, come dico nella conclusione, che questo messaggio deve passare attraverso i giovani, perché sono loro che devono trasmettere, a cui dobbiamo trasmettere questa memoria che non va assolutamente perduta. Io volevo fare una riflessione soltanto sulla caserma La Masa. La caserma La Masa, e ci tenevo, cara Giusi, a fare questa riflessione, perché è tutto quello che mi ha animato e che mi ha spinto a scrivere e approfondire questa storia. È uno spazio, quella caserma La Masa, l'ho definita in questa maniera, più volte ne ho parlato, è uno spazio che nel 1700 è diventato un posto, perché quel posto è stato abitato, ci sono stati i Borboni, è stato l'esercito, è stato ospitato questi. A un certo punto, nel secondo dopoguerra, quando da Roma in giù, in Sicilia soprattutto, non si sentiva più aria di guerra, non si sentiva più aria di guerra, dall'8 agosto 1948 al 16 agosto del 1956 il Ministero dell'Interno, con collaborazione con la Prefettura di Palermo, hanno dato la possibilità a questi italiani di vivere in questo luogo, perché diventa luogo, quindi uno spazio che diventa posto e alla fine luogo, perché lo abbiamo fatto diventare noi, caro Franco, apponendo quella lapide il giorno 10 febbraio, che è il giorno della memoria, e lo abbiamo riempito di memoria, quindi un luogo che diventa memoria. E questo è il mio messaggio, cara Giusi. Bene, grazie. Allora, dottore Giunta, sotto la sua ultima sindacatura una strada è stata intitolata alle vittime delle foibe. E nella sua pre-postfazione lei dice che comunque il rapporto che si instaura tra termitani e istriani, dalmati, giuliani che sono presenti nel campo è un rapporto osmotico, nel quale non si capisce chi abbia preso di più e chi abbia ricevuto di più. E secondo me questo è il centro di questa bellissima vicenda. Sì, in effetti quando l'allora consigliere Pecoraro in consiglio comunale si alzò per fare la proposta della intitolazione di uno spazio di mobilità ai martiri delle foibe, non è che da parte dei presenti, me compreso, ci fosse stata grande attenzione, quasi come, perché non eravamo preparati all'argomento. Questa è la verità, questa è la conferma di quanto tutti generalmente non fossimo preparati all'argomento. La proposta andò avanti, fu intitolato, probabilmente tutti abbiamo sentito il bisogno di fare un minimo di approfondimento della questione. Andiamo a questa presenza. E io credo che veramente ci sia difficoltà a stabilire chi ha ricevuto di più. Io ho qualche anno meno, non moltissimi, meno dell'amico Franco Amodeo, e quindi il mio ricordo è più attenuato rispetto a quello suo. Però questa presenza c'è stata anche quando io cominciavo a essere grandicello, e credo che abbia colpito ai termitani soprattutto la grande dignità di questa gente che veniva da fuori e che viveva in modo non come il sottoproletariato, e allora sottoproletariato ce n'era tanto, ma peggio ancora, se si pensa che in quel posto, in quel luogo, vivevano famiglie divise soltanto da una coperta, da un lenzuolo appeso a un filo. Quindi i rumori umani, la necessità o talvolta
bisogno di dirsi qualcosa significava condividerla, e lo hanno fatto con grande dignità, probabilmente avendo lasciato molto, comunque molto di più di quanto avevano trovato qui, di quanto potesse dare lo Stato italiano in quel momento e soprattutto di quanto potesse dare la nostra comunità in quel momento. Ebbene, sebbene questa enorme difficoltà esistenziale, questi dimostravano una forza d'animo, una determinazione, una volontà di crescere, di riprendere quello che avevano perso, che non poteva non colpire il siciliano, che poi sta un passo indietro perché tutto sommato è timido il siciliano, teme sempre di essere sfruttato. Perché? Perché siamo stati sfruttati nel corso di secoli e quindi ormai abbiamo le carni segnate da questo aspetto. Però poi nel momento in cui si è visto che questi volevano soltanto integrarsi e che avevano più forza e più determinazione della nostra, perché il siciliano a forza forse di essere sfruttato arrivato a un certo punto si è arreso ed è stato lì ad attendere l'evolversi dei tempi, degli anni eccetera, mentre questi no, volevano costruire, volevano crescere. Certo, ha colpito anche la loro spigliatezza, il loro modo di fare, il comportamento delle donne, che era assolutamente ineccepibile sotto il profilo morale, ma era diverso rispetto al nostro, a quello delle nostre donne. Ecco perché le nostre donne poi magari inizialmente erano un tantiello gelose. Fra l'altro è stato anche evocato qui che rispetto alla nostra pelle scura o comunque non chiarissima e i nostri capelli castani o se non neri, e lì c'era il biondo, c'erano gli occhi azzurri che a noi meridionali hanno sempre colpito. Ebbene, questa osmosi ed endosmosi che si è venuta a creare ha certamente dato una grossa spinta alla nostra società locale e ci ha fatto crescere. Ecco perché è con grande gratitudine che si deve affrontare il ricordo. E poi magari vorrei dire un'altra cosa, ma se vuole. Non voglio. Va bene, allora continuiamo in questo percorso, in questo, come dire, in questo colloquio. Devo dire che dalle vostre parole sembra oggi quasi è difficile riuscire a capire come questa storia sia rimasta seppellita per tanti anni. È vero, oggi la cosa che emerge con maggiore prepotenza è questa. E il libro di Fabio, il grande merito del libro di Fabio, lo diceva poco fa anche Giovanni Cianciolo, è quello di una documentazione straordinaria, ricostruita, i luoghi, le mappe, gli elenchi, e quindi i luoghi dell'integrazione. Donatella, io so che questa è la parte che più ti ha colpito del libro di Fabio. Sì. Buongiorno a tutti, buongiorno ai dirigenti scolastici, agli ospiti, agli studenti che sono stati così ampiamente coinvolti. È grazie a Fabio, di cui mi fregio di essere amica, ma che oggi ringrazio per avere restituito alla città quelli che la storiografia attuale definisce delle identità sommerse. Il lavoro ha fatto un lavoro da storico, no? È uno storico che è degno di essere definito tale, il primo approccio che deve avere è quello con le fonti, quindi lo studio delle fonti. E la storia contemporanea ha una sovrabbondanza di fonti. La storia contemporanea convenzionalmente va dal 1815, quindi dal congresso di Vienna, fino all'immediato secondo dopoguerra.
è il per risalire la vetta della storia. Chi la vuole ricostruire si deve comportare un po' come uno scalatore che su ogni fonte si appiglia per arrivare a quella che è appunto la verità storica. E credo che Fabio sia felicemente arrivato a questa meta. Le fonti che lui cita sono veramente, veramente innumerevoli, e trovo straordinaria il corredo di immagini che accompagna questo libro. Quindi in Popolo in Fuga troviamo registri di nascita, di battesimo, di residenza, vari atti burocratici, documenti di identità e immagini di repertorio. E quindi la sovrabbondanza delle fonti però ci porta anche al problema inverso, quello di fare una cernita tra quelle che sono autorevoli e veritiere e quelle che invece ti possono depistare e che non ti conducono alla vetta con l'immediatezza che ogni curioso e ogni cultore della storia locale ovviamente ha. Però la storia contemporanea ha anche un merito, quella di potersi avvalere delle fonti orali, ed è quella la parte veramente avvincente del libro, perché Fabio si è potuto confrontare con delle fonti ben lucide. Vedo qui la signora Bortolo, la signora Drassi. Okay. la signora Drastic per fare due esempi, ed è la parte più emozionante perché la fonte parla laddove l'intervistatore la conduce, e Fabio in questo è stato bravissimo. È così che arriviamo nell'intimità delle loro vite, nei loro percorsi, nello sradicamento delle loro radici e nell'innesto di una nuova vita che abbiamo avuto la fortuna tutti noi di incrociare e incontrare nel nostro territorio. Tempo fa, confrontandomi con Fabio, gli dicevo che il titolo del suo libro è un titolo aperto, è un contenitore in cui potrebbe entrare qualsiasi storia, non soltanto degli anni 50, ma qualsiasi storia attuale come quella del vostro alunno che ci ha raccontato pochi minuti fa. Quindi la storia contemporanea, essendo una storia recente, è una storia incompiuta, del tutto aperta, e che soltanto degli appassionati come lo siamo noi, ho la presunzione, no? Di mettermi nel gruppo di chi, come anche il dottore Giunta, chi ama la propria terra, chi ama le proprie radici e chi ha voglia di ricostruirle e di conoscere se stessi partendo appunto dal proprio passato, non può far altro di lavorare all'interno di questo cantiere aperto, che è un cantiere in cui lo storico lavora veramente spolverando le fonti. E poi ha il grande merito che da questo momento in poi anche il libro di Fabio è una fonte per tutti quelli che si approcceranno a questa storia. È vero, dalla nostra biblioteca dove sono stati consegnati 10, questi 10 sono già andati in prestito a tutti gli insegnanti, quindi è una cosa che veramente ci inorgoglisce. E allora io credo che mai il progetto scolastico sia stato realizzato in tempo più breve di quello che ha visto gli studenti dello Stelio impegnati, e questo per l'entusiasmo con il quale la preside Loredana Bellavia ha accolto il tuo lavoro. L'idea ora è quella di dare a Loredana la possibilità di parlare del libro dal punto di vista anche della letterata. Dunque, ringrazio il dottore Lo Bono per l'opportunità che ha dato alla nostra scuola, ma a tutti i giovani di Termini e all'intera comunità termitana. Il progetto che ci ha visti tutti protagonisti continua l'anno 21. Perché se la casa editrice Lo Bono ce lo consentirà, l'anno 21 noi tradurremo questo testo in mostra fotografica, in modo che attraverso le immagini e il racconto dei giovani e dell'autore il testo continui a vivere.
e si amplifichino le possibilità comunicative del testo stesso. Premesso questo, il testo è senza dubbio un mirabile lavoro storico, ma ha innegabilmente una sua dimensione, un suo spessore artistico-letterario, nella misura in cui coglie un dramma umano ed esistenziale. Io mi rifaccio a delle parole che con acutezza ha riportato lo storico Pira, dette dagli stessi esuli istriano-dalmati. Gli istriani, cacciati dalla loro terra, hanno vissuto quanto di più terribile può accadere ad un essere umano: lasciare tutto quello che hai e provare a rimanere vivo con il cuore spezzato. Queste parole io le ho viste disseminate nel testo, disseminate nella ricerca di Fabio, e ho ritrovato in queste parole reincarnarsi nella nel nostro momento storico il mito di Sisifo. Mi rivolgo ai giovani. Ragazzi, vi ricordate di Sisifo? I vostri professori ve ne avranno sicuramente parlato. Condannato in eterno a spingere un enorme masso verso la montagna, ma nel momento in cui questo masso arriva quasi in cima, Sisifo perde il controllo e il masso riscende. Sisifo riscende e rinizia la fatica. E allora, in questi negli esuli istriano-dalmati, pare rivivere il mito di Sisifo, cioè dell'uomo che porta sulla propria spalle, nel proprio cuore, nella propria testa, il proprio impegno di vita, costruisce, lavora, si impegna giorno dopo giorno e si ritrova con un pugno di mosche nelle mani e si ritrova a dover di nuovo ricominciare da capo. Il mito di Sisifo. E allora io voglio fare un confronto. Il mito di Sisifo è stato ripreso dalla letteratura novecentesca, è stato ripreso da Camus, ma in Camus, all'assurdo, che è connesso al concetto di Sisifo, non c'è l'arco. Attenzione, Fabio Lobono fa un lavoro di storico, ma è un lavoro letterario, perché Fabio Lobono si colloca oltre il Novecento. Quindi se per Camus ancora all'assurdo non c'è l'arco, per Fabio Lobono c'è un arco. E c'è il varco all'assurdo nella strutturazione di un pensiero che si delinea attraverso la lettura del testo, che costruisce il testo e che è fondato su alcuni principi basilari. Il dialogo tra aspetti e mondi incompatibili tra di loro, che non è la sintesi di hegeliana memoria, la comunicazione, l'accoglienza e soprattutto il rifuggire da un pensiero manicheo e indifferenziato che fungerebbe da ostacolo alla percezione del vero. È ancora un pensiero lontano da pericolosi stereotipi di matrice politico-ideologica e culturale. Essere stato capace di strutturare un pensiero nuovo lo colloca epistemologicamente oltre il Novecento. E quindi l'assurdo trova un varco, un suo superamento. E attraverso questo pensiero moderno, attuale, Fabio costruisce il vero storico. E attenzione, in assenza di verità non c'è progresso. E da qualche parte nel testo è stato detto, in assenza di verità qualunque rivoluzione è gattopardiana. La verità. Ma che cosa può significare oggi verità? Che cos'è vero?
Anche in questo, Fabio, è di grande attualità. Oggi, dopo la rivoluzione scientifica del Novecento, che ha consegnato all'uomo un universo soggetto ad un'entropia crescente, vero è il frutto della costruzione di un disegno condiviso e comunitario. Ma questo testo è costruzione comunitaria. Per cui, grazie Fabio, ancora una volta, la lettura di questo testo mi sorprende. Ogni volta che lo leggo ci trovo dell'altro. Grazie. Grazie a te, Lorena. Bene, allora io direi che questo primo giro di comunicazioni lo abbiamo definito, ma dobbiamo, visti i tempi, sono le 12:20 e noi dobbiamo dare anche spazio alle testimonianze. Darei un attimo il microfono di nuovo al professore Pira, che voleva fare una precisazione. Diremo una proposta e poi al dottore Giunta, che voleva concludere il suo intervento. Allora, io cerco di essere televisivo nei tempi, così non, anche perché, insomma, nonostante noi siciliani pranziamo tardi, un certo languorino a una certa ora si sviluppa. Io volevo dire due cose, una che non ho detto prima per ragioni di tempo, che è legata un po' a come la Sicilia esce fuori da questo libro, perché penso che noi siciliani, io mi trovo totalmente d'accordo su quello che diceva prima il dottor Giunta rispetto a quello che è il nostro modo di essere. Io sono un terrone che per tanti anni ha lavorato al nord e quasi ogni giorno si sentiva in dovere di giustificare che non era mafioso, perché è quella l'atmosfera, cioè tu sei un mafioso che vai al nord e che rubi un posto di lavoro. E sinceramente questa cosa poi mi ha fatto molto pensare rispetto a quella che è la nostra immagine in Italia e nel mondo. L'immagine che si contrappone, no, a quella che poi gli amici istriani invece hanno trovato qui, c'è un'immagine di accoglienza. E allora anche nel libro io ho voluto ribadire l'aspetto che esiste una Sicilia che spara ed esiste una Sicilia che abbraccia. Esiste una Sicilia che è esattamente in fuga. Guardate, una delle cose più terribili, ieri ho avuto una sessione di esami molto lunga, è una delle cose più terribili, io ho studenti che sono al terzo anno o sono al secondo anno della magistrale, quindi nell'anno terminale dell'università, e la cosa più terribile che possa accadere e sentire uno studente che dice: prof, è ora? E io devo andare via dalla Sicilia, ma cosa faccio in Sicilia? Ma qui non c'è niente. E quindi il racconto che ha fatto Fabio di un popolo in fuga è in realtà il nostro racconto, che siamo costretti ad andare via per trovare un lavoro, per trovare una... E non lo meritiamo, perché tutti sanno, come lo sanno gli amici istriani, che lavorare anche un pezzo di terra a casa propria è qualcosa di diverso, come lo sa quel ragazzo pakistano che prima ha fatto quel bellissimo intervento. Io voglio solo dire una cosa, noi siamo nell'era dei social network e nell'era delle nuove tecnologie, lo dico all'editore del libro, non pensate che solo il libro cartaceo possa essere un modo efficace per divulgare un'opera così importante. Pensate a un progetto, lo dico anche alla scuola, che possa sfruttare al massimo tutte le nuove tecnologie. Concludo. Un grande sociologo che si chiama Bauman, pochi giorni fa, ha rilasciato una bellissima intervista ad un settimanale italiano e ha detto: Internet è una forza, ma è un grande giardino di solitudine. Tutti noi pensiamo di essere connessi con il mondo, ma poi in realtà siamo molto soli. Non perdiamo l'occasione che ci è data da questo libro di fare comunità e di non trasmettere questo esempio di comunità, perché questa sarebbe un'occasione perduta. Grazie davvero, termini meresi. Grazie al professore Pira, il dottore Giunta. Sì, due brevi riflessioni. La prima, quando ho letto il libro
Ho detto questa è una tesi di laurea, perché è un lavoro scientifico fatto bene ed è un lavoro che riguarda la nostra città e che dimostra come sia facile oggi a Termini Imerese scrivere della storia antica di Termini Imerese. Molto facile. Prendo Cicerone, prendo il Solito, qualche altra cosa di questo genere, scopiazzo più o meno, e quella è la storia, perché non c'è altro, non ci sono altre fonti. Scrivere della storia locale, di quella di ieri, di avantieri, è difficilissimo, perché fonti ce ne sono un'infinità, però devi andare a cercare. E Fabio ha dimostrato di riuscire a trovarle tutte. Seconda riflessione. Termini Imerese ha una grande tradizione culturale. Non vado molto oltre, fermo al Settecento, meglio parto dal Settecento, e ci sono stati uomini e donne che si sono succeduti, Vicario Giuseppe Balsamo, Paolo Balsamo, cronologicamente direi, ecco, Baldassarre Romano, Niccolò Palmeri, Gregorio Gutulena, e poi successivamente, recentemente, un nome fra tutti, Giuseppe Navarra. Ecco, c'è un filo rosso che è andato, ha tenuto assieme le varie generazioni. Bene, questo filo rosso recentemente è nelle mani, consentitemi l'immodestia, ma lo dico con modestia, perché mi rendo conto di non essere confrontabile con i nomi che ho fatto prima, nelle mani di chi parla, nelle mani di Aldo Bacino, un grande ricercatore che lavora in silenzio, di Antonio Contino, di Salvatore Mantia, cioè di persone che lavorano per il gusto della ricerca e per poter offrire gratuitamente agli altri pezzi di storia locale. Ebbene, questo filo rosso oggi, poco fa dicevo che ho meno anni di Franco Amadeo, ma ne ho abbastanza per poter dire che questo filo rosso sono ben lieto di poterlo trasferire a Fabio. Grazie. E allora con questo augurio io passerei. Un augurio bellissimo, grazie al dottore Giunta, è veramente emozionante perché sentire quando sono andato a casa sua la prima volta, lo chiamai e mi dissi guardi dottore Giunta, ho questo lavoro, sto lavorando a questa cosa. Lui con affetto mi ha accolto a casa sua, abbiamo parlato un'oretta di questa cosa e poi a distanza di tempo gli ho portato la bozza per fargliela leggere. E quindi avere questa trasmissione di affetto oggi, dopo la pubblicazione del mio libro, è veramente emozionante. Grazie. E diciamo che non è l'ultimo, perché mi sa che hai altri lavori in cantiere che ricostruiranno altri pezzi di storia termitana. Non diciamo nulla. E allora passiamo alla seconda parte, che in questo caso Fabio vuole gestirsi in maniera, come dire, personale. Perché volete scendere? Vabbè, sì, così godiamo tutti di questo momento che lui vuole gestire in maniera personale, perché comunque ha avuto un rapporto speciale con le donne e che adesso saliranno su questo palco. E allora, cominciamo con la testimonianza di Lucia Hodel. Ho detto bene? Va bene. Thank you.
Lei è Lucia Odd. Io l'ho conosciuta, ci siamo sentiti telefonicamente. Prima ho sentito il fratello Roberto, che è in platea e che saluto affettuosamente. Ma la storia di Lucia mi ha commosso, perché quando si dice che il mondo è piccolissimo, il mondo è davvero piccolo. Abbiamo in due battute ricostruito la sua vita e suo figlio, scomparso poco tempo fa, giovanissimo, era amico di mio cognato. Quindi si è instaurato un affetto immediato, telefonico. E quando mi ha invitato a casa sua a andarla a trovare, è stato veramente emozionante. La sua è una storia triste, una storia davvero di grande tristezza. La sua famiglia è stata vittima di una violenza immane da parte di quel governo slavo che nel secondo dopoguerra ha aggredito gli italiani che vivevano in quelle zone. Lucia, cosa è successo a Enrichetta? Mia sorella praticamente era la più grande di noi fratelli. C'era Enrichetta, la più grande, poi io e poi mio fratello. Mia sorella studiava e quindi praticamente nell'ultimo periodo si era trovata da una zia a Trieste. Noi praticamente ci eravamo trovati, da che eravamo in guerra, passati sotto il regime di Tito, giornalmente avvenivano spedizioni, per cui mia madre, sapendo che mia sorella era a Trieste, era contenta perché aveva pensato che poi l'avremmo raggiunta lì. Invece mia sorella, una ragazza di 17 anni che non aveva fatto mai politica e quindi non aveva paura di nulla, le venne in testa di tornare a Fiume. Quindi quando mia madre la vide, dice: ma che hai fatto, Enrichetta? Non lo sai quanta gente è sparita, quante cose sono successe e tu sei tornata. Mamma, ma perché devo avere paura? Io non ho fatto nulla di male, io non ho paura. In un momento che mia madre, non so dove era, lei praticamente uscì di nuovo, questo l'abbiamo saputo dopo, per farsi vistare la carta d'identità e tornare di nuovo a Trieste. Però non fece più ritorno quella sera a casa. Naturalmente mia madre non poteva andarla a cercare. L'indomani venne una signora che ci conosceva, dice: signora Olga, ho visto tua figlia Enrichetta in mezzo a due guardie. Al che mia madre giustamente poi andò veramente a cercare lì. Dice: no, non si preoccupi. Dice: la tratteniamo 3 giorni per informazioni, al 4° giorno la rilasceremo. Abbiamo saputo che questa era la frase di prassi che dicevano a tutti. In effetti 3 giorni mia madre, sempre con noi piccolini, andammo lì, portammo biancheria a mangiare. Il 4° giorno, quando mia madre andò lì per praticamente poter nuovamente avere Enrichetta, il carcere completamente vuoto, non ci hanno voluto dire che cosa ne avessero fatto. Ed allora praticamente noi che dovevamo partire siamo rimasti altri 4 anni, sperando sempre in un suo ritorno. E dove c'erano dei prigionieri che passavano, io mi ricordo mia madre sempre con noi piccolini, andavamo lì, scrutavamo, guardavamo se potevamo vedere mia sorella. In una di queste volte praticamente ci fu un soldato col berretto con la stella rossa che spinse mia madre gridando: Aide, Aide. Io ancora ho le orecchie, quello strillo così duro, così gutturale, per cui mia madre si spaventò e decise, perché non c'era più nulla, di non cercare più mia sorella, anche perché era diventato invivibile poter stare lì a Fiume, non c'era più libertà.
ci obbligavano a partecipare ad alcune sfilate, durante le quali io mi ricordo una soldatessa portava un fazzoletto in grembo e tutto ad un tratto questo le cadde per terra. E quale fu l'orrore? Questo poi l'ho saputo dopo, erano tutti occhi di prigionieri, perché un rituale dei popoli balcanici erano proprio di togliere gli occhi ai prigionieri. Non si poteva frequentare la chiesa, non si poteva tenere una casa grande, insomma avevamo proprio mancanza di libertà in tutto e per tutto. Per cui a un certo punto mia madre decise che era di poter partire e optò di nuovo per la cittadinanza italiana e così intraprendemmo di nuovo il viaggio. Un viaggio che potrebbe sembrare breve, ma nello stesso tempo lungo, perché questi soldati con la Stella Rossa salivano sul treno, scrutavano per vedere se c'era qualcosa di anomalo e facevano scendere molte persone. E così arrivammo in Italia. Io mi ricordo che quando siamo arrivati a Trieste, mia madre ha baciato per terra perché finalmente si sentiva in piena libertà. È stato un viaggio lunghissimo, con diverse soste, fra cui una a Trieste al famoso Silos, quello che poi di cui viene parlato in Magazzino 18, poi Udine, poi Gaeta, poi Siracusa, dove siamo stati un mese, e l'ultima Termini Imerese. A Termini Imerese... Aspetta, è già lei arrivata perché... Sì. Va veloce. E allora, questo viaggio triste, un viaggio, sì, un viaggio doloroso, perché avete dovuto lasciare tutto, avete lasciato i vostri affetti, avete lasciato le vostre proprietà, siete stati costretti ad abbandonare la vostra terra, sì, la vostra memoria, la vostra cultura. Quando vi hanno destinati in Sicilia, quindi vi hanno destinato a Termini Imerese, sì, perché voi non potevate scegliere. No, non potevamo voi scegliere. Voi siete stati destinati in Sicilia. Tra di voi c'era paura di arrivare in Sicilia. Io ho delle testimonianze, poi la mia amica Grazietta, sì, mi dirà. Si pensava a una terra triste, a una terra buia. Quando siete arrivati in Sicilia, quindi siete arrivati al campo profughi da Mansa, di Termini Imerese, questa paura è svanita? Che cosa è successo? Che gente avete trovato? I termitani come vi hanno accolto? Ma a dir la verità noi non ci possiamo lamentare. Nell'insieme siamo stati accolti abbastanza bene, al contrario del nord. Perché io mi ricordo, tu hai parlato prima, non so chi ha parlato, del dottor Ballarini. Il dottor Ballarini ha rischiato quasi di essere annegato. Quindi, diciamo la verità, abbiamo avuto una buona accoglienza. Nell'insieme io non posso parlarne male. Poi il ricordo del campo profughi per me è legato alla Villa Palmeri, che per me è stata, non so, qualche cosa veramente, non per tutti noi ragazzi, il mare, perché noi fiumani siamo amanti del mare, per cui andavamo a mare a farci il bagno. Non, io devo dire la verità, nell'insieme non posso parlare male, proprio è stata un'esperienza sempre negativa, perché giustamente non avevamo la nostra casa, vivevamo, però ecco, siccome il nostro è stato un popolo sempre pieno di dignità, anche nel campo profughi c'era un certo ordine, c'era il capo padiglione, si rispettava l'orario, in tutto per tutto, faceva una vita regolare, anche se in mezzo a mille disagi. Certo. Adesso io intanto pregherei di fare un bello applauso a Lucia, rimani qua, e vado a prendere la mia amica Grazietta. Vieni.
La storia di Grazietta, lei quando ha iniziato questo percorso è stata la prima che ho trovato in questo mio, come diceva bene il dottore Giunta, nella mia ricerca, nel mio approfondimento, mi è venuto tra le mani in questo archivio il tuo nome, il nome della tua mamma, di Caterina Flego, e del vostro arrivo a Termini Imerese nel 49, quando siete arrivati da Pinguente, siete arrivati a Termini Imerese. La sua è una storia altrettanto triste, quella della sua famiglia, quanto quella di Lucia. È una storia, è una tragedia, perché in quel confine, nel confine come lo definisco nel mio libro, nel confine più turbolente d'Italia, a un certo punto, a conclusione della Seconda Guerra Mondiale, quando la guerra era finita, e non eravate fascisti, vero? Il papà faceva l'agricoltore e il fratello era andato al fronte ed era stato congedato. È stata privata, lei e la sua famiglia, la mamma, Caterina Flego, e i fratelli, Emerico, Ottavio, sono stati privati di affetti fondamentali, degli affetti più grandi che una persona e che una famiglia possa avere. A un certo punto sono andati gli uomini con la stella rossa sul beretto, hanno preso il papà che faceva, ripeto, l'agricoltore, lo hanno portato con sé, e che hanno fatto? Che hanno fatto, Grazietta? Non lo sappiamo per niente. Lo vogliono un momento al comando. Il mio papà dice un momentino, e sono andati al comando. Questo comando che poi lui non è ritornato più. E noi abbiamo aspettato, come dice Lucia, fino nel 49, nella speranza che tornasse sia lui che mio fratello Emerico. E non sono più tornati nessuno di tutti e due. Lui ora era, come si dice, deportato. Emerico scomparso nel nulla. Emerico faceva il militare. E noi ci siamo andati a informare perché non veniva, perché non lo vedevamo più. E loro hanno dato un documento che era stato congedato da Fiume, lui insieme a 20 altri ragazzi, 19enni, perché erano di leva, e nessuno di tutti questi è mai venuto a casa, perché noi ci siamo sempre informati con la speranza di vedere questo ragazzo. E allora non è venuto nessuno a casa. Arriva un giorno che ci arriva per posta una bella lettera rossa, e dentro c'era scritto: Emerico non c'è più perché è un disertore, e non l'abbiamo visto più. E mio padre altrettanto. Siamo rimasti, io ci avevo, quanto avevo? Sì. Quindi 15 anni quella volta, quando sì. Sono venuto, avevo 12 anni, mio fratello Ottavio aveva 9, e mio fratello Verino ne aveva 3. Siamo rimasti noi poveretti soli. Cosa dovevamo fare? Eravamo sempre additati figli del fascista, figli di questo, figli di quell'altro. Non si poteva fare niente, perciò là non si poteva vivere. Di conseguenza, proprietà di terreni che dovevamo prendere delle persone per lavorare, non veniva a lavorare nessuno, perché i più poveri comunisti dovevano diventare più ricchi di tutti gli altri. E così siamo... Siete partiti. Abbiamo optato, come dice lei, hanno optato, che era questo documento. Abbiamo il documento di opzione. Sì. Quindi la prassi era: andavano al Silos di Trieste, sì. Poi andavano a Udine, campo di smistamento di Udine, e destinati a Termini Imerese. Ecco. Ma quando avete saputo che dovevate venire a Termini? Quando noi abbiamo saputo che venivano a Termini Imerese, che c'era tanta gente del mio paese che poi rimasero a Trieste, perché sai com'è, avevano la mano buona ad ogni modo, ma noi, dice, voi siete destinati in Sicilia a Siracusa.
tutti quelli che ci conoscevano si sono messi a piangere. Io, che avevo 16 anni, non capivo, dico, ma perché? Oh, mamma mia, dove mi mandano, dove mi mandano? Ci ho fatto morire di paura. Però noi, quando siamo arrivati a Siracusa e poi a Termini, io a Termini mi sono trovata bene. Si è trovata bene, al mi punto... trovo sempre bene. Brava, al punto tale che ha messo su famiglia. Sì, poi io mi sono sposata con uno di Termini, e ho messo su famiglia e non solo, e ho avuto 5 figli e sto bene a Termini, sebbene che sono rimasta... La sintesi. Che sono rimasta vedova a 39 anni, però sono stata bene. La sintesi, cara Loredana, dell'accoglienza e della integrazione che passa attraverso Grazietta, che passa attraverso Lucia, ma che passa anche attraverso Gresi, che vado a prendere. Sì. Che vado a prendere. Tu accomodati. Arrigo Bortoli. Posso? Sogni prigionieri, infelicità, amarezza, grigie tende, esilio. Oh aspra mia terra, con il ghiaccio dei tuoi lunghi inverni, nostalgia perpetua, sconforto infinito. Grigie tende uniformi, col colore della mia anima. Distrutta. Domani? Non c'è domani per me. Mi permetti di dire solo una cosa? Alessia è un'attrice del laboratorio di Francesco Romengo. Io la conosco da anni, è una ragazza straordinaria. E capisco anche il perché lo sia così tanto, perché è il risultato di una storia straordinaria. Lei vive ad Altavilla, ma è cosmopolita nella sua storia. Grazie. Quella che avete sentito è la poesia che ha scritto quando è rimasta ospite della nostra città al campo di raccolta profughi gestito dal direttore avvocato Massimo Papalia, la mamma e la famiglia di Graziella, di Maria Grazia Bortoli, o più affettuosamente di Gresi Bortoli. Lei è stata ospite della nostra città, è rimasta affettuosamente legata alla nostra città. Quando ci siamo incontrati per la prima volta, anche il suo incontro è stato un incontro di grande affetto. Io, grazie al progetto che ha sposato in maniera illuminata, perché dico questo, l'ho detto a tutte le sue classi, che loro possono vantare di avere un dirigente scolastico illuminato, quale è Loredana Bellavia, ho incontrato una professoressa straordinaria, Paola, che desideravo ringraziare. A conclusione della lezione che abbiamo fatto, mi ha detto: io ti devo presentare una mia amica. La sua amica era Gresi. Ci siamo incontrati, abbiamo instaurato quel magnifico rapporto che abbiamo. Ha un viso straordinario, degli occhi bellissimi. E quando mi ha raccontato con grande emozione quel suo passaggio a Termini Merese, che io racconto a tutti. L'altro giorno mi trovavo a casa di amici che volevo salutare, non vedo più Roberto, ma c'è Ivana che saluto. Il papà di Ivana è uno di voi, è un esule di Fiume, che è arrivato a Termini Merese nel 60.
il signor Sticara è stato un funzionario del Ministero dell'Interno, del Tribunale di Termini Imerese, e ha vissuto la vostra medesima tragedia. E i bambini che erano a tavolo con noi, che ci sentivano discutere, ci sentivano parlare con il nonno di questa cosa, lui è stato al campo profughi di Novara, poveretto, sì, è stato al campo profughi di Novara. A un certo punto i bambini bevevano il tè ma non volevano i biscotti. Io gli ho raccontato la tua storia, esatto, gli ho raccontato la storia che io desidero che tu racconti oggi, di quell'amico agricoltore che hai avuto a Termini Imerese. Lo faccio volentieri. Intanto grazie a tutti voi per essere qui oggi. Scusate. Allora, dopo le tragedie che abbiamo lasciato alle spalle, siamo finalmente arrivati a Termini. Per noi, come dicevano le mie amiche qui, è stato bello perché avevamo il mare, avevamo la villa e quindi questo ci distraeva tantissimo. Io poi ho fatto amicizia con un signore incredibile, era un signore anziano, abitava vicino alla chiesa madre qui e aveva una casa straordinaria e passava la mattina davanti al campo profughi e con lui scendevano il suo asinello, il maialino, eccetera, ed aveva un appezzamento di terreno subito sotto la villa. Quando potevo scendevo con lui, non riuscivamo a capirci perché io non capivo, parlavo un dialetto forse molto stretto, io non capivo il siciliano, però mi diceva prendi un pezzo di pane, quindi io portavo il pane e quando arrivavamo giù al suo podere a ora di pranzo lui mi svuotava la pagnotta della mollica, mi metteva dentro l'olio, un poco di sale o pepe se aveva, poi ci rimetteva dentro la mollica e poi si prendeva quello che c'era nell'orto, poteva essere un pomodoro, poteva essere un limone, e questo era il pasto che io dividevo con questo mio anziano amico con il quale non sono mai riuscita a parlare. Stavamo insieme. Lui parlava a modo suo e io parlavo a modo mio, non so come riuscivamo a capirci, però era un momento molto bello. No, bellissimo, questo quando me lo ha raccontato, eravamo a Palermo e mi ha raccontato questa cosa, mi è rimasta in mente per tutto il tempo e per tutto il viaggio di rientro, perché è stata veramente una cosa così deliziosa, che è veramente, veramente bella. E quindi vi dicevo, lo raccontavo ai bambini, dicevo dovete mangiare i biscotti, dovete mangiare le merendine, non le dovete lasciare, mangiate la pasta, perché una bimba nel secondo dopoguerra mangiava il pane con l'olio in questa maniera. Io, cara Gresi, volevo sentire dire da te quel secondo passaggio che mi hai raccontato con grande entusiasmo. Tu, quando sei andata via da Termini, hai fatto il giro del mondo. Sei tornata a Palermo e a Termini Imerese come torni? Perché torni? No, perché sono fermata. Scusatemi, io mi emoziono facilmente parlando di queste mie cose. Io qui sono stata bene, quindi sono legata a questa città e ci torno sempre molto volentieri. Grazie Gresi. Io alla fine desideravo chiamare un compagno di viaggio, così l'ho definito, un amico, che non è istriano, non c'entra nulla con la nostra storia e con l'approfondimento storico che abbiamo fatto, però desideravo ringraziarlo pubblicamente, desideravo presentarvelo. È un uomo straordinario, una persona di grande sensibilità, ed è Luciano Spaccapietro. Lui veniva da Patrasso, quindi era un esule greco che non ha vissuto la tragedia che hanno vissuto i dalmati, gli istriani e i fiumani, ma
che ha vissuto all'interno di quella struttura e precisamente ha vissuto all'interno del padiglione A, perché i fiumani erano destinati, vedrete nel libro che c'era questa distribuzione del campo profughi salendo a sinistra laddove per i termitani, laddove si costruivano i carri allegorici, era il padiglione A, quindi dove vivevano soprattutto coloro i quali venivano dalle colonie africane o dalla Grecia. Nel padiglione B, che era dove c'è adesso, per essere chiari, l'aula consiliare, poi c'era il padiglione C, che era dove vivevano i fiumani erano tutti sostanzialmente messi in questo padiglione, e in fondo c'era il padiglione degli isolati. Gli isolati erano coloro i quali non avevano famiglia, quindi venivano da soli e venivano messi in questo posto. Luciano, tu hai vissuto all'interno di quel campo. Io nel libro ho riportato un passaggio di quello che ha sottolineato il dottore Giunta. Si viveva all'interno di questo campo divisi da grigie coperte, da grigie tende, e tu a un certo punto scrivi: c'era una sinfonia di rumori e di odori. Sì, nel libro proprio racconto, non faccio proprio pubblicità al mio libro perché gli è servito anche a prendere delle fonti. Qualcuno, tra cui Aldo Pacino, fonte grazie a lui, avete anche una... Io voglio parlare di tre persone qui a Termonese, ho conosciuto e sono meravigliose, dei vulcani. Fabio Lobono, Aldo Pacino e una, per me una grande poetessa avete qui, Rita Elia. Tre mondi diversi, ma li fate in una maniera vulcanica e meravigliosa e col cuore. E ringrazio tanto Rita Elia, ha problemi forse per un ginocchio, non è potuta venire. E siamo arrivati qui. Cosa succedeva lì a Termonese? Eravamo in compartimenti di tende, proprio cerate, proprio queste militari. È logico che 40-50 famiglie dentro un padiglione, si sentivano tutti il rumore, anche gli odori. Rumore di tutti i generi, cominciando dalla testa a scendere, sternuti, salute in generale, uno sternuto diventava salute, si mangiava, rumore di cucchiai, forchette, qualche ruttino dei piccoli, magari qualche grande, era proprio qualcosa di incredibile, ma molta dignità, molta dignità. Si rideva anche di questo, scherzavamo anche di questo, io ero bambino. I miei genitori hanno dovuto lasciare tutto dalla Grecia, mio padre ha sposato una greca, ha lasciato tutto, non ha più visto nessuno della sua famiglia per amore. Lo dico anche ai giovani di oggi, scopriamoli di nuovo questi valori, scopriamoli. Mettete da parte ogni tanto i telefonini, parlatevi, raccontatevi, che è la cosa più bella che ci possa essere, è la cosa più bella. Prima si stava insieme, si giocava, uno monta la luna, nascondino, ci si raccontava. Ora vedo, io salgo sul treno, tanti studenti, ognuno col suo cellulare, il suo telefonino, magari si parla a distanza di 2 metri, ma però col cellulare non direttamente, si scrive. Comunque, allora, questa escursione mi è venuta spontanea proprio perché ci sono giovani che devono sapere non solo la memoria, guai se manca la memoria. Guai se manca ovviamente il presente, e ci serve anche per guardare il futuro. Senza memoria, chiunque lo dice, molte persone, molto più. Guardiamo la memoria, perché sennò avanti non si può andare avanti. Grazie Luciano, è stato veramente un campagno di viaggio prezioso. Per chiudere questa mattinata, desideravo chiamare l'amico Fabio Angelini, che fa da dirigente scolastico all'istituto comprensivo il Pandolfini, giusto? Balsamo Pandolfini, e che quando l'ho invitato a questa iniziativa ha detto: io ho una testimonianza da portare. Quindi Fabio, portaci questa testimonianza. Ok, allora voglio precisare che la mia è una testimonianza indiretta, scoperta nel tempo,
rispetto alla quale, diciamo, ne riconosco il valore documentario, ma quasi mi mortifico davanti a voi che avete vissuto questa tragedia, mentre io l'ho soltanto conosciuta dal racconto dei familiari. Allora, il mio cognome, io sono siciliano, il mio cognome non è siciliano, mi chiamo Angelini di cognome, e sapevo che mio bisnonno è venuto in Sicilia per amore, perché si è innamorato subito dopo l'Unità d'Italia, nel 1867 ha conosciuto una siciliana, quindi l'ha sposata e si è trasferito qua. Non sapeva assolutamente di avere dei parenti istriani, a Rovigno, a Pola, a Parenzo. Cos'è successo? Che anni addietro, e lo dico proprio in merito all'importanza del ricordo, perché questo ricordo nella mia famiglia si era perduto, perché sono rimasto orfano da bambino, per cui il mio unico punto di riferimento come testimone per la memoria, un mio zio. Nel 2004, mio zio già era del 26, quindi già era oltre gli 80 se non sbaglio, insomma, nel 2006 ha fatto 80 anni, un giorno mi ha parlato di uno zio di Pola, di questo zio di Pola che nel 38 era venuto a trovare i parenti qua in Sicilia, partendo da Trieste, prima era stato andato da Pola a Trieste, penso in treno, e poi da là aveva fatto un viaggio in nave, ed era stato più di un mese in Sicilia, quindi avevano familiarizzato, sebbene questa parentela ormai fosse abbastanza lontana. Cosa è successo? Che quando lui mi ha raccontato questa storia, ho provato a documentarmi, andando su internet. E mi collego un attimo a quanto è stato detto a Fabio, che appunto è un amico, e ho apprezzato moltissimo il tuo lavoro. È importante che tutto questo venga anche digitalizzato in qualche modo. E mi sono collegato con un sito, ho cercato Angelini di Rovigno, perché sapevo che l'origine era proprio da Rovigno e poi a Pola. Ed esiste un sito fatto da un altro profugo istriano che oggi vive a Roma, perché è andato al campo profughi di Centocelle, se ricordo bene, che ha raccolto tutte le memorie della famiglia. E mi sono messo poi in contatto con lui tramite mail, non sto qua a raccontarvi. Quello che mi ha colpito è che dentro la mia famiglia, pur sapendo di avere questi lontani parenti in Istria in particolare, si era quasi dimenticato tutto, perché gli anziani ormai erano andati via, erano morti, e la scuola, quella che ho frequentato io ovviamente, io ho 53 anni, non aveva dato nessuna indicazione in tal senso. Cioè, per me è stato nel 2004, per me la tragedia dell'esodo e delle foibe è stata una scoperta. Nel 2004 io avevo 38 anni, una cosa del genere. E lo trovo molto grave. Per fortuna si sta cercando, grazie anche a un lavoro del genere, di compensare, perché il ricordo è l'unico strumento che abbiamo, non solo per mantenere la nostra identità individuale e collettiva, ma anche l'unico strumento che abbiamo perché certe tragedie si possano evitare in futuro. Io penso che dentro questo libro, che è un testo storico, ma anche letterario, come è stato già detto da chi mi ha preceduto, c'è un messaggio, proprio perché è un testo anche letterario, cioè che l'unico antidoto che abbiamo rispetto alla violenza brutale, tra l'altro un membro della famiglia Angelini Rovigna è stato anche infoibato, pur non essendo nessuno di loro fascista, perché erano tutti imprenditori e professionisti, quindi non avevano bisogno di prendere la testa del partito fascista, eppure sono dovute andare via, è stato confiscato tutto, cose che voi conoscete molto meglio di me. Quindi ritengo che il messaggio che bisogna dare alle nuove generazioni è che non si deve dimenticare nulla di ciò, di chi ci ha preceduto, l'abbiamo nel sangue in qualche modo, e non va dimenticato, perché sarebbe negare un'identità culturale che è un'identità culturale italiana. Grazie Fabio, prezioso il tuo intervento e la tua riflessione. Noi avremmo concluso l'iniziativa e desideravo ringraziare tutti quelli che hanno accolto l'invito,
ma desideravo ringraziare il mio club, tutti gli amici, il club di Bagheria, Gabriele Miciche che è arrivato da Palermo, la famiglia Bortolo, la famiglia Drastici, Bruno, il comandante di Stefano, grazie comandante, Roberto Old, la mia amica Loredana, il dottore Giunta, il past governatore, il presidente del consiglio, la dottoressa Angela Campagna. Quindi è stato un bel momento, un momento di grande emozione e di grande affetto. Adesso con l'aiuto del mio vicepresidente, nonché vice cerimoniera distrettuale, vorremmo e al presidente dell'amico Peppino Canzone, presidente del club Termini Meros, vorremmo omaggiare le signore che ci hanno prestato la loro testimonianza di omaggi floreali. Quindi un omaggio a Lucia Old, a Grazietta, aspetta che arriviamo, un omaggio floreale la volevo ringraziare personalmente, ormai hanno dato il fiore, volevo ringraziare mia madre che mi ha sostenuto e mia moglie che è stata partecipe a questa mia iniziativa. Grazie professoressa. Poi voleva... Sì, certo, ora dulcis in fundo, arriviamo. Sì, a Donatella che non vedevo più e cercavo, quindi grazie Donatella. Il nostro guidoncino volevo donare all'amico Francesco, al presidente del consiglio avvocato dottoressa Angela Campagna, al dottore Giunta e al comandante Di Stefano, grazie per la sua un grazie al mio collega della biblioteca liciniana che mi ha sostenuto nella ricerca. Aspetta. Sì, questo è pure per te. Innanzitutto, caro Fabio, ti vogliamo ringraziare perché ci hai fatto commuovere. Io dopo tanto tempo veramente ho versato delle lacrime veramente di commozione grazie a te, sia io, mio fratello, tutti. E poi un omaggio particolare a quella vecchietta che si vede, Giulia Valenti, che avrebbe fatto 100 anni questo mese. 101 anni anzi avrebbe fatto e se n'è andata via da poco. Grazie a tutti. È rimasta viva nella memoria grazie al libro, grazie a Luciano per questa cosa. Presidente, assieme diamo questo omaggio all'amica Giusi che non ha esitato un istante quando le ho chiesto di sostenerci in questa iniziativa e di coordinare l'evento. Quindi grazie Giusi per l'affetto e per la stima che hai avuto nei nostri confronti. Sempre questo lo sai, ma il lavoro è pregevole e lo hanno detto tutti. Ragazzi, la verità è che dalla lezione del passato dobbiamo trovare la forza per andare verso il futuro e costruire ponti, accogliere, abbracciare, perché da questo si cresce, non dalle chiusure. Questo te lo doniamo assieme, quindi dov'è? Ina, ti stiamo aspettando. Apposta. Grazie a tutti, alla prossima, buon fine settimana a tutti voi e alle vostre famiglie, grazie. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare.